E per tornare agli ebrei, maestà, è perché, come dici tu, essi identificano il futuro con il passato, che hanno tanti profeti. Oh, i profeti, il sole li matura come la gramigna. Finché si contentano di predicare la religione, noi li lasciamo stare, ma a volte predicano ribellione perché è scritto. Conoscere le scritture è stato un vero disastro per questa gente. E allora noi li eliminiamo. Roma ci insegna che anche se questo può essere infima teologia, è il modo giusto di governare. Maestà, ho sentito parlare del Messia. Ma chi è in realtà questo Messia? Anche tu hai sentito questa parola orrenda, Profumo. Sì, ma che cos'è? È un profeta oppure qualcosa di... Roma. Nemmeno Roma può influire sui sogni degli uomini. Sappiate che il Messia è il sogno peggiore di tutti, è un sogno che è la soluzione di ogni problema, che premia chi crede, che ripaga le ingiustizie, il giusto che vince sull'iniquo, e tutti sperano che sia lui a portare la pace universale. Allora, se non vado errato, maestà, mi pare di capire che il Messia è molto peggio di un profeta, almeno dal punto di vista di noi romani. Oh, anche dal nostro punto di vista. Solo provati a dirlo agli ebrei. No, è meglio non consultarli nemmeno, e quando un messia appare schiacciarlo subito come uno scorpione. No, rassicura il grande Augusto di vivere in pace a Roma. Non avremo messia, veri o falsi, in Palestina finché io vivrò. Che vi scambiate l'uno con l'altro, Giuseppe, Maria, sia benedetta secondo la legge di Mosè e di Israele.
credo. Cosa vuoi? Non ho mai conosciuto nessun uomo. Mi inchino come ancella obbediente. Sia fatta dentro di me la volontà del Signore. Maria, con chi stavi parlando? Notizie di Elisabetta. Mia cugina Elisabetta. Che notizie? Avrà un figlio. Nascerà fra 3 mesi. Ha concepito con l'aiuto di Dio misericordioso. Il 19° giorno di Tishri. Ma Elisabetta non può avere figli. E ora è troppo tardi. Che cosa sono queste sciocchezze? Mi devi credere. Il figlio dovrà nascere. Io devo andare a visitarla. Sali, Maria. Dobbiamo andare. Su. Sì, benedetta figlia. Porta, questa sì. Pacca a Betlemme, mia sorella. E dille che andrò a trovare la pacca. Va bene. Cammina. Dove lo metto questo grano? Ma dentro, non lo sai? Le stesse cose, non ha mai voglia di lavorare. Maria. Maria. Allora è tutto vero. E tu come lo sai? Chi te l'ha detto? Un messaggero inviato da Dio. E ha anche promesso una cosa. Una notizia davvero meravigliosa. Sei benedetta fra le donne. E benedetto sarà il frutto del ventre tuo. E tu, Maria, che sei stata prescelta
come madre dell'eletto. Vieni fino a me. Nel momento stesso in cui ho sentito la tua voce che mi salutava, il figlio nel mio ventre ha palpitato di gioia. La mia anima magnifica il Signore e il mio spirito ha esultato in Dio, mio Salvatore, che egli ha voluto guardare alla più umile delle sue ancelle. E d'ora in poi ogni generazione mi chiamerà beata. Lui, il cui nome è santo, ha posto in me la sua potenza. Allora era vero il sogno di Maria? Tutto vero, abbiamo saputo proprio ora che Elisabetta sta per avere un figlio. Ma come? Alla sua età? Beh, Elisabetta, certo, più di non è la moglie di Zaccaria, il sacerdote? Sì, proprio così, è cugina di Maria. Ehi, Giuseppe! Allora, ci inviterai alle nozze? Presto, ci vuole tempo, Jotam. Il contratto è stato appena firmato. Ah, ti sei promesso e la tua fidanzata ha già preso il volo. C'era da aspettarselo. È sempre stata un po' strana, diversa dalle altre. Dovrei farci l'abitudine, ma... No, scherzavo, Giuseppe. Maria è una brava ragazza. Lo dicono tutti. Una bravissima ragazza. Benedetto tu sia, Signore, Re dell'Universo, che ci hai benedetto coi tuoi comandamenti e ordinato di accogliere i nostri figli nell'alleanza di nostro padre Abramo. Amen. Questo fanciullo entra nell'alleanza e può così accedere allo studio della Torah, al matrimonio e alle opere di giustizia. Amen. Questo è il sigillo nella carne dell'alleanza fra il Signore e il suo grande popolo. Qual è il nome del fanciullo? Il suo nome? Il suo nome sarà Giovanni. Quando arriverai a Nazareth, di a Giuseppe quanto hai visto e udito. Quello che sai, il Signore dà la vita là dove era impossibile. E una vita sarà quella del figlio di Dio, e l'altra sarà quella del suo profeta. Va, di tutto questo a Giuseppe. Ma come potrà credermi? Non dubiterà di me? Dio aprirà il suo cuore. Ehi, voi. Sì, dico voi. Su, bambini. Andate a giocare da qualche altra parte. È scritto nella legge. Se nel tempo della promessa una donna pecca con un altro uomo, siano entrambi portati fuori dalle porte della città e siano lapidati. Che l'abominio venga allontanato dal cuore di Israele. Se un uomo sposa una donna e costei non incontra il favore ai suoi occhi perché egli ha scoperto in lei la macchia dell'impurità, che rediga un atto di ripudio e lo consegni nelle sue mani. Così dice la legge. E la legge vale anche se non ho preso Maria nella mia casa? Sì. Sì, quello che conta è che il ripudio venga scritto e firmato alla presenza di due testimoni. No. Se lo facessi sarebbe rovinata.
Non voglio. Non posso. La scaccerò via se devo. Ma in segreto. Il Signore conosce tutti i segreti del cuore. Abbi fiducia in Lui. Accetta la sua volontà. Accettala, Giuseppe. Il Dio non ti abbandonerà. Ti ringrazio. Figlio di David, non temere di prendere Maria come tua sposa, perché quello che è nato in lei è dallo Spirito Santo. Partorirà un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Con questo anello. Io consacro me stesso a te. Secondo la legge di Mosè e di Israele. Amen. Che il Signore benedica le vostre anime. Che il Signore protegga il vostro cammino. Che il Signore posi il suo sguardo su di voi. E vi dia la pace. Amen. Sì, altro che censimento, è un trucco per alzare le tasse. E lo sappiamo, i soldi dove finiscono? A Roma. Ma perché? Che cosa dà Roma a noi? Non è questo il punto. I romani vogliono contarci, sapere quanti siamo, dove siamo. Vogliono farci sentire che sono loro che comandano. Ma a noi non deve comandare nessuno. Nessuno, ma il Signore. Non un re, ma Dio. Non sta a te rammentarci le sacre parole. Sta zitto e va a casa. Mio figlio parla troppo, è ancora giovane per capire certe cose. E voi? Voi cosa avete dato alla fede dei nostri padri? Ovunque in Galilea centinaia di uomini si preparano a quello di cui parlate sempre là dentro. L'avvento del re che ci libererà. E poi cosa fate per questo? Niente! Vi fate comandare dai romani come schiavi. Non siamo degni del re che verrà! Il re che verrà non porterà violenza e ribellione. Eh? È scritto. Lui solo è senza i peccati di noi tutti.
Dio lo renderà potente con lo spirito di santità e virtuoso con la saggezza dell'intelletto. Ora calmati e impara a rispettare chi è più vecchio di te. Sono nato. E Maria dovrà venire con me. Perché? Il censimento. Anche Augusto obbedisce a Dio. La profezia. Sì, la profezia. Perché tu, o Betlem, non sei l'ultima di tutte le città. Poiché da te verrà per noi un pastore, per il mio popolo, Israele. Forse potrò venire con voi. Forse io o Giuseppe, chi aiuterà Maria quando dovrà? Sta tranquilla, Anna. Avrò cura di lei, non temere. La volontà di Dio sarà la nostra guida.
Sembrerebbero dei re, sovrano, di terre lontane. Ti ho detto che non potevamo essere stati soli a leggere i cieli. Sorvegliare bene le sue frontiere. A quest'ora saprà che le abbiamo attraversate. Dovremo rispondergli con le parole di Baldassarre. Seguo quella stella dovunque mi guidi. Ma cosa troveremo? Tutti i miei calcoli confermano l'arrivo di una creatura celeste, una nuova stella. Erano perfino precisi sul posto e sul tempo. E così mi sono messo in viaggio per verificare l'esattezza di questi segni. E non sapevi altro? Solo che avremmo visto un prodigio. Le stelle non sono creature indifferenti, avulse dalla vita degli uomini. Il sorgere di una nuova stella richiede un immenso travaglio nelle sfere celesti, che ha sempre la sua rispondenza in terra. L'universo sta preparando un evento straordinario. La tua stella, amico Baldassarre, è certo un segno prodigioso. Il divino Zoroastro dice: il nuovo profeta un giorno si mostrerà fra gente lontana. E in un primo momento la verità che rivelerà sarà rivolta soltanto al suo popolo. C'è una sola verità. E uno solo è Dio. Tutti gli altri sono vani o parti di lui. Il popolo di Israele questo lo sa. Molti dei loro profeti lo hanno proclamato sempre. E le loro scritture confermano in pieno tutte le nostre previsioni. Un re sta venendo al mondo. Mettilo nella mangiatoia e vedi che ci sia della paglia pulita, così sta più caldo.
A lei penso io, povera figliola. Allora, vediamo un po'. Ce l'avete dell'acqua? Da, grazie. Ma che c'è? Cosa volete? Questo non è posto per voi. Fuori! Fuori, mi sentite? Fuori! Fuori dai piedi! Ma non vedete che c'è un bambino appena nato? Per questo siamo venuti qui. Qualcuno ci ha detto di cercarlo. Qualcuno? E chi? Eravamo fuori con le pecore. Un uomo è venuto da noi all'improvviso. Sentite, ha detto. È scritto che Israele è un gregge disperso, senza pastore. E poi ancora, stanotte il pastore è nato. Ed è per voi che viene. Per i poveri, per gli infelici. Per questo siete venuti? Sì. L'uomo ha detto... L'uomo ha detto, oggi, nella città di Davide, un Salvatore è venuto al mondo per voi. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. E pace in terra a quelli che lui ama. Venite. Hanno varcato le mie frontiere e non mi mandano una parola di saluto. Sono armati? Sembra di no, maestà. Le nostre spie ci informano che sono equipaggiati per un viaggio veloce e lungo. Ma non sono venuti qui? E se non qui, dove? A Betlemme, maestà. Dicono che si fanno guidare da una stella. Betlemme? O tu, Betlemme, frate, tu sei la più piccola de... Come dice quella frase? Tu, Betlemme, frate... Sì, sì. Tu non sei la più umile fra le molte città di Giuda, perché da te si metterà in cammino colui che deve essere il re di Israele. E il suo regno di giustizia e di pace è stabilito dal principio dei tempi e non avrà mai fine. Un re in Israele. Sorvegliateli dovunque vanno, attentamente. E portatemi i nomi di tutti i bambini maschi nati in questi giorni a Betlemme. Thank you.
abbiate paura. Dov'è tuo figlio? Abbiamo fatto un lungo viaggio per vederlo. Il re di Israele che porterà la giustizia in questo mondo. Non ero sicura di quello che avrei trovato, e arrivando qui in una stalla ho creduto che i miei fratelli sbagliassero, ma adesso intuisco il disegno divino. Non poteva essere diverso. Non nella gloria, ma nell'umiltà. Accetta questi nostri doni in segno di omaggio. Incenso, che profuma la dimora dei potenti. Oro, il metallo dei re. Mirra, la più preziosa erba d'Oriente e la più amara. E ora, ascoltatemi bene. Partite subito da Betlemme. Erode segue i nostri passi, ma vuole raggiungere voi. Sa del bambino e lo sta cercando per ucciderlo. Andate in Egitto. Non dovrete starci a lungo. A Erode resta poco da vivere. Hanno attraversato le mie frontiere stanotte. Sì, maestà. Sì, maestà. Ma chi cerco è rimasto qui? Uccidete ogni figlio maschio fino a un anno di età. No, 2 anni di età. Meglio uccidere gli innocenti che tenere in vita il colpevole. Di che cosa? Colpevole di cosa? Di essere al mondo! Lui è la sua stella, ma la spegnerò io, quella maledetta stella! La soffocherò nel loro sangue! Questo è il mio regno! Non c'è posto per 2 re in Giudea! Va schiacciato come uno scorpione! Sotto i piedi! Senza pietà! Da cosa credete si riconosca un vero re? Dal coraggio! Il coraggio di sfidare anche le antiche profezie! Logori papiri letti soltanto da vecchi ciechi! Andate a Betlemme e sterminateli tutti! Tutti! Ma com'è possibile? Tutti! Uccidere. Li voglio morti! Uccideteli! Che lui non sfugga! Yeah!
Re Erode è morto, folgorato in mezzo ai suoi peccati, abbattuto dal Signore davanti al quale il potere e la gloria dei re sono meno che nulla. Non si può sfidare Dio, l'onnipotente Signore, nostro eterno Padre e Principe della Pace. Anche se Erode è morto, non ci sarà tolto il giogo della tirannide. Roma sceglierà un nuovo re fra i figli del defunto e la sua morsa diventerà più ferrea di prima. Ma l'Eterno non ci abbandonerà. Egli ci invierà un liberatore al quale darà il dominio, che sarà eterno. Un dominio che non tramonterà mai. E il suo impero è quello che non sarà mai distrutto. Ascolta Israele, il Signore nostro Dio, il Signore è uno. Benedetto sia il nome della gloria del regno nei secoli dei secoli. E tu amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la forza. Queste parole che ti impongo ti rimarranno nel cuore. Amen. Amen. Et Adonai Amvorak. Baruch et Adonai Amvorak Lorim Vayem. Benedetto sia il Signore che ci ha dato la Torah. Fra tutte le genti voi sarete benedetti. Siate forti, forti con Dio e coraggiosi. Abbiate fede e non abbiate paura, perché il Signore ha indicato a voi tutti la giusta via. Egli non vi abbandonerà e aprirà i vostri cuori alla sua luce. Amen. Ecco bene. Prego, Martano. Gesù, figlio di Giuseppe, in qualità di nuovo membro della nostra comunità, oggi hai esercitato il tuo diritto di leggere e commentare le sacre scritture. Questo è il tuo retaggio, il retaggio di tutti i figli di Israele. Ma rammenta che la nostra legge va rispettata in tempi di luce e in tempi di oscurità e di persecuzione. Possa tu leggere sempre la Torah in un tempo di gioia. Amen. Amen. Congratulazioni, Giuseppe. Grazie. Thank you.
sono i romani, i romani. I romani? Sì, sì. Sono qui. Fermo, fratello, ci sono i romani. Ci sono i soldati romani. I soldati? I romani sono qui. Sì, sì. Roba da ebrei. Meglio che niente. Che significa questo? Approvvigionamento. Gli uomini hanno fame. La strada è lunga da Damasco a Gerusalemme. Ma la Galilea non è territorio romano. Tutto il mondo appartiene ai romani. Ehi, metti via la spada. Lascia perdere. Ne troverai molti di quelli a Gerusalemme. Sì, sono zeloti, dei delinquenti fanatici. Ehi! Ehi, voi! Ricordatevelo bene, la milizia romana non è una banda di predoni. E con quelli come voi faremo i conti quando sarà il momento. Andiamo! Che la maledizione di Dio cada su questi assassini! Per quanto tempo ancora, oh Signore, dovremo aspettare il tuo aiuto! Dio ha abbandonato i suoi figli. Oh Signore! Per quanto tempo ancora? Per quanto tempo ancora, o Signore? Divento vecchio. Hai dimenticato la tua promessa. Dove sono le parole dei tuoi profeti? Parla, o Signore, al cuore di Gerusalemme. Dille che la sua schiavitù è finita, che il suo peccato è cancellato, la salvezza è vicina. Dammi conforto, o Signore. Ecco, sta scritto. Per te manderò un messaggero che spianerà la strada davanti a me. Un messaggero prima di me. Un messaggero. Il precursore del Messia che Israele ha atteso. È qui fra di noi. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, le sue lodi all'estremità della terra, il deserto e le città levino la voce. Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dalla strada giusta e non avete osservato la mia legge. Se voi ritornerete a me, io ritornerò a voi, dice il Signore. Non crediate che basti andare al Tempio e offrire riti e preghiere per salvarsi. Non sono i sacrifici che il Signore domanda. Non portate più inutili offerte, dice il Signore. Non mi diletto del sangue dei buoi e degli agnelli. Il sacrificio che Dio vi chiede è che vi pentiate nel cuore. Che dovremmo fare allora per salvarci? Aprite i vostri occhi! E Dio aprirà il vostro cuore. Il Signore dice, le mie vie non sono le vostre vie. Giovanni, voglio battezzarmi. Ho peccato. Giovanni, ho pietà di me. Giovanni, io vi battezzo con l'acqua affinché possiate purificarvi e prepararvi all'avvento del regno. Aprite i vostri cuori a Dio.
Salvate la vostra vita. Ti prego, salvami! Io mi pento! Salvami, Giovanni! Possa quest'acqua avvicinarvi al Signore. Battista, è qui, maestà. È qui. Allora? Allora? Allora cosa? Allora? Lasciatelo perdere! In marcia! Avanti! Oh, ma che male può fare? Lui... ha passato anni e anni nel deserto, a nutrirsi di locuste e a pregare. Lui non incita il popolo a ribellarsi. Lui non vuole niente per sé, vuole soltanto rimanere povero e nudo. E vorrebbe che tutti gli uomini facessero come lui. Anzi, dopo le nozze voglio chiamarlo a predicare a palazzo. Così lo sentirai con le tue orecchie. È un uomo pregevole. Ma allora c'è qualcosa di pregevole in Giudea? Erode! Erode! Le tavole della legge vanno rispettate! Tu puoi sposare la moglie di tuo fratello quando tuo fratello è morto, ma non quando egli vive! Questa donna, Erodiade, è la moglie di tuo fratello Filippo! E Filippo è vivo! Il profeta ha detto... io ho visto i tuoi adulteri e i tuoi abomini orrendi! Guai a quell'uomo che rifiuta la salvezza! Pentiti e rimanda questa donna a tuo fratello! Ti diffama e tu lo lasci continuare. No, no, no. Voglio essere clemente il giorno delle mie nozze. Non mi fa paura il tuo potere in terra, Erode Antipa! Se io non ti avverto... tu sarai dannato in eterno! E il Signore accuserà me di non averti salvato! Ti aspettate, avanti! Muoversi, muoversi! Uomini, sei l'uomo mandato da Dio! Pentitevi! Pentitevi tutti! Pentitevi! Il Signore ti benedica! Perché il regno di Dio si avvicina! Perdona i nostri peccati! Tempo è compiuto! Il grande e terribile giorno del Signore si avvicina! Pentitevi e cambiate la vostra vita! Ogni valle sarà colmata! Le montagne saranno abbassate! Le vie tortuose diventeranno diritte e i cammini scabrosi saranno spianati! Ogni uomo sarà liberato dalla schiavitù! Pentitevi! Arresta il profeta! Io ti comando di arrestarlo! Comandi? Comandi? Oh, che pretese, amore mio. Non dimenticarlo. Giovanni ha ragione. Per la legge di Mosè... siamo colpevoli. Abbiamo peccato. E continuiamo a peccare, Erodiade. E lo facciamo con grande piacere. Anche se volessi, non sarei in grado di fermare quell'uomo finché non rimetterà piede in Galilea. E allora, mia cara, mio cuore, lo sbatterò in prigione. Pentiti, pentiti, pentiti. Un po' di penitenza non gli può far male, eh? In fondo, la predica lui.
legge. Il Signore ti perdonerà se mi senti libero. Apri il tuo cuore e preparati all'avvento del regno. Purifica il tuo cuore, perché ho peccato contro la legge. E quest'acqua purifichi il tuo spirito. Vai in pace. Perdonami, ho peccato. Aiutami ad essere forte. Sii forte, sorella. Sei il mio figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto. I comandamenti, perdonami. Quest'acqua purifica il tuo spirito, che tu possa ritornare a Dio. Andrea, Filippo. Vedete? L'agnello di Dio che prende su di sé i peccati del mondo. Dovete seguire lui ora, non me. Lui deve salire. Io devo discendere. Che succede? Sono le voglie di Erode Antipa! I soldati del re! I soldati! Vengono da passare in profeta! Il mio tempo è compiuto. Maria, è tornato tuo figlio. È in sinagoga. È andato dritto alla sinagoga. E ora
Ascoltiamo la parola del Signore. Dal libro del profeta Isaia. A chi tocca leggere oggi? Ah, sì, vieni, Daniele. No, Rabbi. Oggi tocca a me. È nostro Dio. Il Signore è uno. Benedetto il nome del Signore. Lo Spirito del Signore è sopra di me. Mi ha consacrato e mi ha mandato a portare la buona novella ai poveri. Ad annunziare ai prigionieri la liberazione. A dare la vista ai ciechi. A restituire la libertà agli oppressi. A fasciare le ferite del cuore. E a proclamare l'anno di misericordia del Signore. Amen. Oggi, nelle vostre orecchie, le scritture si sono compiute. Ha detto si sono compiute. Ma come osa dire una cosa del genere? Se non sbaglio, la profezia che hai letto si avvererà solamente con l'avvento del Messia. Sì, con l'avvento del regno di Dio. È vero. Il regno di Dio non viene secondo le previsioni degli uomini. Pentitevi e apritevi alla buona notizia. Il regno dei cieli, sappiatelo, è già qui tra di voi. Che cosa? Ma bestemmia! Ma non è degno di stare qui. È un luogo santo. Benedetto colui che non avrà vergogna per me. Vattene via, questo. Che non tocchi i testi delle sacre scritture, via, andiamo via. Oggi, le vostre orecchie, le scritture, si sono compiute. Maestro! Maestro! Ci è stato detto di venire da te. Io sono Andrea di Cafarnao e faccio il pescatore. Ma ora verrò con te se tu lo vuoi, maestro. Questo è Filippo. Ci ha mandato Giovanni il profeta. Il Battista. L'hanno rinchiuso nelle prigioni di re Erode Antipa. Andrea. Filippo. Venite con me. Ditemi, quando è stato arrestato Giovanni? Era appena tornato in Galilea. Doveva tornare. In troppi lo aspettavano lungo il Giordano. Siamo arrivati, maestro. Ecco il lago di Galilea e Cafarnao, dove sono nato. È un piccolo paese di pescatori, ma c'è una grande sinagoga. Vieni, potrai abitare nella casa di mio fratello Simon Pietro. Via, tu piano, piano. Sta tranquillo.
Tu, forza, spingi più forte. La legge che il Signore ha dato a Mosè è rimasta lettera morta per voi. Ma Dio ha pietà dei vostri cuori di pietra. Lettera morta? Noi la rispettiamo, la legge dei nostri padri. Voi credete di osservare la legge, ma lo fate solo per quello che vi conviene. Il Signore vi ha detto di amarlo con tutta la vostra vita e con tutte le vostre forze. Voi non lo amate, ma il Signore vi ama ugualmente e vuole che la sua legge sia scritta dentro di voi, nei vostri cuori, perché siate voi a compierla. Non vi hanno detto che Dio è nostro padre? Rabbi, noi lo sappiamo che Dio è nostro padre e che dobbiamo amarlo. E sappiamo anche che per punirci dei nostri peccati, Dio ci ha condannati ad essere schiavi dei Romani. La buona notizia che vi porto è questa. La vostra schiavitù è finita. Cosa stai dicendo? Ma quale schiavitù? Di quale schiavitù parli? La schiavitù del peccato. Dio mantiene la promessa che fece al nostro popolo Israele e si riconcilia con tutti gli uomini. Dio sta venendo a voi. A tutti voi. Anche ai più derelitti. Non gli chiudete la vostra porta. Gesù di Nazareth! È indemoniato! Ascoltate me! No! Non lui! Maiali! No! Dio vi ha condannati! Partirete dei vostri peccati! Ascoltate me! Non lui! Brucerete! Non me! Il diavolo se ne possesse, poi lo getta nell'acqua e poi nel fuoco per distruggerlo. Se tu vuoi fare qualcosa, abbi pietà. Aiutami ad aver fede. Di lasciare costui. Ubbidiscimi. Siamo tutti pescatori in famiglia. Andrea ci conosce bene. Io solo sono stato fuori a studiare. Forse avresti fatto bene a continuare. E cos'hai imparato? Ah, che due e due fanno quattro, a volte. Che la gente è al mondo per farsi sballottare. Che cavarsela è già una conquista. Che la morte
comincia con la nascita. Ma ci deve pure essere qualcosa per un uomo fra la nascita e la morte. Oggi, quando ti ho sentito predicare, mi è parso di capire. Mi hai dato speranza. Dette da te, le parole delle vecchie scritture riprendevano vita. Questo vogliamo. Noi vogliamo che la legge sia viva, scritta nell'anima. Non affidata a un sasso. Qual è il tuo nome? Giovanni, figlio di Zebedeo. Giovanni. Resta con noi. Dove hai imparato a fare il pescatore, idiota? Levati di mezzo, bestia! Vuoi mandarmi a fondo con quella botta sfondata? Ecco mio fratello che rientra, Simon Pietro. E quello è mio fratello Giacomo. Non fa che urlare, come al solito. Disgraziati che stanno con te! Tutto dall'altro finisce che l'ammazzo. Ma non farci caso, è un bravo uomo. Com'è andata, fratello? Pescato niente? Pescato? Neanche un pesce! Qui si pescano soltanto le tasse dei romani. È già molto che si riportano a casa le barche e le reti. Un giorno o l'altro finisce che ci lasciamo la pelle in questo lago. E poi vengono a parlare di tasse. Va a dirglielo a quel mascalzone di Matteo Levi che ci succhia il sangue con le tasse, mentre noi stiamo qua a marcire per quello sciacallo. Se vuole che paghiamo le tasse, venga a metterli lui, i pesci nel lago. Simone, ecco l'uomo che ti dicevo. Quello di cui ci ha parlato Giovanni. Giovanni Battista. Chi è? Un altro profeta? Un altro di quelli che vengono a predicarci la pazienza? Che dopo le cose andranno meglio? E ora che facciamo? Chi ci pensa ai nostri figli? Chi gli dà da mangiare? Tutti buoni a chiacchierare di questi tempi, mentre siamo qui a morire di fame. Trova un profeta che rimetta le cose a posto e poi ne riparliamo. Torna a pescare. Verrò anch'io con voi. Ma se siamo appena tornati? Porta a terra quella rete, tu! Simone, stallo a sentire. Fallo per me. Perché dai sempre retta a questi tipi? Come se io non conoscessi là. Ti prego. Andiamo, smetti di bere, testardo. Cos'hai da guardare, eh? Andiamo. Vieni a predicare ai pesci. Fissate la vela, si esce un'altra volta.
pesce. È un miracolo, un miracolo. Non è un miracolo. Solo Dio può fare miracoli. È un miracolo, ve lo dico io. Credo non sia merito di quell'uomo, sono bestemmie. Ma non andiamo bestemmie. Via, su, andiamo. Non capite cosa è successo. Non darle a sentire, hai ragione tu. Faccio il pescatore. Ah. E non ho mai visto una pesca così grossa. Sì, è vero. Mio padre dice che abbiamo da mangiare per tutto l'inverno. Certo. Non è mai accaduto una cosa del genere. Ancora? Vero, mira. Le reti erano peggio. Allora, un miracolo, mi dice, eh? Sono danari. Una pesca grossa. Per ispirazione di un profeta, come si chiama Gesù? Tu fila via. È ospite di Simon Pietro. Lo conosci, il pescatore? Lo conosco, sì. Ha molti arretrati da pagare. Scalzati. Guarda, guarda, guarda. Beh, se ha acchiappato tanto pesce, potrà pagare le tasse. Il regno dei cieli è come un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova. E dalla gioia spende tutto quello che ha per comprare quel campo. È come un mercante che compra e vende perle. Il giorno che trova una perla di grande valore, vende tutto pur di averla. Tutti voi siete pescatori. Bene, il regno dei cieli è come una rete. Una grande rete gettata nel mare. Improvvisamente la rete si riempie, è colma da non reggere più. E dovete chiedere aiuto alle altre barche perché vengano a darvi una mano. Tutti lavorano insieme, felici, senza sosta. È un momento di gioia per il dono che Dio ha fatto gratuitamente. L'amico del re! L'esattore delle tasse! Lo sciacallo che mangia il nostro pane! Rinnegato, traditore! Da fuori da questa casa! Ferma! Vattene via! Verme! Sei venuto qui ad aspettarci sì. Tutti? Pare che tu abbia fatto pesca grossa, Simone. Meglio che parliamo dopo, eh? Ora parliamo di questo tuo amico, questo nuovo maestro, predicatore o quello che è. Non mi permetti nemmeno di parlare con lui? No! Nella mia casa no! Sta zitto! Non mi sembra tu sia il benvenuto qui. E non conosco il tuo nome. Anche se so cosa fai. Levi. O Matteo, mi conoscono con tutte e due i nomi. E con molti altri. Io e te dovevamo incontrarci dove eravamo benvenuti entrambi. La tua casa è lontana? Perché lo chiedi? Voglio essere tuo ospite stasera. Come fa che a mangiare a casa sua? Ma che dice? È un peccatore. Ma non è. No, non c'è. Ma non è posto per voi. Perché tu andresti da quel sudicione? Io vado da chiunque mi apra la sua porta. Non si rende conto dello scandalo che provocherà. Bisogna che cerchi di farglielo capire, Pietro. Te l'ho detto. Non è servito a niente. Non si parla d'altro in paese. Vuoi dire che i farisei non parlano d'altro? Beh, quelli la legge la conoscono.
I pubblicani non possono neanche entrare in sinagoga. E chiunque li frequenta diventa immondo come loro. Sempre secondo i farisei. Ma sì, loro battono su questo, Pietro. Devi fare qualcosa per convincere. Ma gliel'ho detto! Cosa volete da me? Gliel'ho detto che Matteo è una sanguisuga, un nemico che vorrei vedere morto. E lui sa che cosa ha detto. Ragione di più perché tu venga. Andrea, io non sono come te. Io non sono fatto per questi tuoi profeti. Io faccio il pescatore. Ho la mia famiglia a cui pensare. Andavi dietro al Battista, ora va dietro a questo. Simone, ma lasciami stare! Perché l'hai portato da me? Questa qui è la mia vita! Con le mie reti. Le mie barche. Andate! Seguite voi, lasciatemi in pace! Sì, sì, andiamo, andiamo. È inutile parlarci quando è così. Andiamo, Filippo. Questo è il mio mondo. Maestro! È uno scandalo se dividi il pane con questa gente, non lo sai chi sono. Noi siamo fedeli alla parola di Dio. Ci sacrifichiamo per rispettare la legge. Ladri, prostitute, usurai, amici dei romani, dei rinnegati. E tu adesso vai a mangiare con questa gente che passa la vita nel fango e nel vizio. Io sono qui per aiutare chi ha peccato, non chi è nel giusto. Le prostitute e i peccatori potranno salvarsi anche prima di voi. Ascolta, maestro. Se vai a mangiare a casa di Matteo sarai contaminato. Tutti quanti ti abbandoneranno. Giacomo. Il cuore della legge è il perdono. Pace sia con voi. Grazie per essere venuto nella mia casa. Rabbi, tu sei il benvenuto. Benvenuto, Rabbi. Fagli pure. Sposta. No, lascia stare. Siedo lì accanto a lei. Delvino, questo è mio fratello Giacomo. Facciamo lo stesso mestiere. Brindo a te nel nome di tutti noi. Rabbi, vogliamo sentire la tua parola. Sì, parla anche a noi. No, la cena è pronta. No, lascia decidere a lui. No, no. Ho da raccontarvi una storia. Seduto. Un certo uomo aveva due figli. E un giorno il minore di questi figli disse a suo padre:
dammi la mia parte dei tuoi beni ora. E così il padre divise le sue ricchezze fra i suoi due figli. E pochi giorni dopo, questo figlio minore partì per una terra lontana. E là dette fondo a tutti i suoi averi, con una vita dissoluta. Non passò molto tempo che in quel paese si abbatté una carestia. E il giovane patì la fame. Persuase allora un fattore a fargli badare ai porci. Ma aveva tanta fame che avrebbe mangiato persino le ghiande che davano le bestie. E invece non vollero dargli nemmeno quelle. Allora il giovane tornò in sé e si disse: ma come? Perfino i servi di mio padre mangiano a sazietà e gliene avanza. E io sono qua a morire di stenti. No, tornerò da mio padre e gli dirò: riprendimi con te e trattami pure come l'ultimo dei tuoi servi. Allora si avviò. Era ancora un po' distante da casa sua quando il padre lo vide arrivare. Il suo cuore cominciò a battere forte e si commosse al punto che gli corse subito incontro e lo abbracciò e lo baciò. Il figlio disse: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere tuo figlio. Ma il padre chiamò subito i servi e disse loro: presto, tirate fuori il vestito più bello e rivestitelo. Mettetegli al dito l'anello più prezioso, i sandali ai piedi. Portate qui il vitello più grasso che abbiamo. Mangiamo, facciamo festa. Mio figlio era morto. Ed è tornato alla vita. Ora, l'altro figlio, quello più grande, aveva finito il lavoro dei campi. E mentre ritornava a casa, sentì un suono di musica e danze. Chiamò un servo e gli chiese perché si facesse festa. E quando gli fu detto, fu preso dall'ira e rifiutò di mettere piede in casa. Invano il padre venne fuori a supplicarlo. Il figlio non intendeva sentire ragioni. Ma come? Io ho lavorato per te come uno schiavo per anni e anni e mai una volta ti ho disubbidito. E in tutto questo tempo tu non hai ucciso per me neanche un capretto perché facessi festa con gli amici. Arriva questo tuo figlio che ha sperperato i tuoi beni con prostitute e peccatori e tu ammazzi per lui il miglior vitello che abbiamo. Ti prego, disse il padre, ti prego, apri il tuo cuore. Tu sei sempre con me. Tutto quello che posseggo è tuo. Ma è giusto far festa. Tuo fratello era perduto. E l'ho ritrovato. Era morto. E ora vive. Perdonami, ti prego. Io mi... Io... sono uno stupido maestro.
Andate via! Ritornate a Cafarnaum! Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Io non vengo a portarvi la pace, ma una spada. Sono venuto a seminare discordia tra un figlio e suo padre, tra una figlia e sua madre. I nemici dell'uomo saranno i membri della sua stessa famiglia. Voi mi direte, abbiamo lasciato i nostri beni per seguirti. E io vi rispondo che chiunque avrà lasciato casa, fratelli, sorelle, padre, madre, moglie, figli, terra, per il regno di Dio, sarà risarcito sulla terra 100 volte ed erediterà la vita eterna. Chiunque tiene conto della sua vita la perderà, ma chi vorrà perderla per amor mio la ritroverà. Poiché molti che sono i primi saranno gli ultimi, e gli ultimi i primi. Perciò non accumulate tesori sulla terra, dove la ruggine e le tarme li divorano e i ladri li portano via. Accumulate tesori in cielo, poiché là dove sarà il vostro tesoro sarà anche il vostro cuore. Il mio nome è Jairo. Sono uno degli anziani della sinagoga di qui. La mia bambina è malata, sta morendo. Ti prego, vieni. Vieni a toccarla con le tue mani. Soltanto tu puoi guarirla. Ti prego. Andiamo da lei. Padrone, tua figlia è morta. Non piangete, è solo addormentata. Non è morta. Con quale diritto parli così in questa casa? L'ho vista con questi occhi, che vuoi saperne tu? Tommaso, ti prego, Tommaso, basta.
Alzati, bambina. Datele qualcosa da mangiare. È viva! È viva! È viva! Di parlare, ma non ti sentono. Ho detto alla mia che è questione di poco tempo. In questa stagione poi non si pesca, che sto a fare qui? Torno presto, poi ci vediamo a primavera. Perché l'inganni? E inganni te stesso. Ma che dici? Sì, lo sai benissimo. Non lo rivedrai più. Figurati. Non tornerai più. Mai. Non andrai mai più a pescare. Né a ubriacarti. E non rivedrai mai più Cafarno. Come tutti noi. Non saremo più gli stessi, Simon Pietro. La vita di tutti gli uomini cambierà in questo mondo. E noi sappiamo il perché. Siamo i primi a saperlo. Anch'io. Vieni. Vai, su, non aver paura. Forza. Vieni. Vieni dentro, così parliamo. Vieni. Ferma. Forci! Tirate al largo dalla mia casa. Vi cavo gli occhi. Che succede? Cos'è questo chiasso? Lo cedi a me, cedilo a quei maiali, a quei vigliacci dei vostri figli. Dentro! Non c'è più pace qui intorno da quando sei venuta. Grida e sporcizia.
ti porti dietro la maledizione di Dio. Lascia perdere, Maria. Sono bravati di ragazzi. Ah, quei bravi ragazzi mi brucierebbero la casa. E i padri, poi. Sono tutti contro di me. Non tutti, Maria. C'è un tuo amico in città oggi. Io non ho amici. Oh, sì che ne hai, altro che. Gesù, il profeta. L'amico dei reietti che perdona i peccati. Ah. A sentir lui, i peccati della carne sono niente in confronto a quelli dell'anima. Gli uomini si perdonano tra uomini, ma perdonare le donne è un altro discorso. Sì, per molti è così, ma per lui no. Non ho mai visto uno come quello. L'hai visto molte volte? Quando si viaggia per affari come faccio io, non se ne può fare a meno. Volti l'angolo, entri in una piazza, ti infili in una taverna, lui è lì, lo trovi dappertutto. Sì. Sarà un anno che gira. Davvero non l'hai visto mai? Ma io dormo di giorno, non lo sai? Ah, scusa, non ci pensavo. Beh, c'è un sacco di gente che lo segue dovunque. Figurati che a volte rimangono a dormire nei campi. Lui mangia e beve anche con ladri e prostitute. L'ultimo dei delinquenti lo tratta da amico. Uno dei suoi discepoli, così si fanno chiamare, era un esattore delle tasse, quel maiale. Ma questo Gesù, beh, lui dice che non sono i giusti da consolare, ma gli altri. Ecco, vedi, un amico ce l'hai. La settimana prossima? Cieco. Gesù di Nazareth! Entra! Entra! Bisogna mandar via tutta questa gente. Non abbiamo niente da dargli da mangiare.
Se scendono al villaggio forse troveranno da sfamarsi. Non aver fretta di mandarli via. Sarete voi a sfamarli. Maestro, non possiamo. Saranno almeno 4.000 persone. Come faremo a sfamarli tutti? Distribuite quello che c'è. Abbiamo soltanto 2 pesci e 5 pani d'orzo. Mettete nei cesti il pane e i pesci e sfamate questa gente. Andate. Cosa aspettate? Fate quello che dice. Maestro, permetti una parola. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Giuda Iscariota. Sono un uomo colto, lavoro per lo Stato, leggo e scrivo l'ebraico, il latino, il greco, traduco documenti ufficiali. Questo paese ha ormai molte lingue. Ecco, io non ho mai battuto il rame, né lavorato il legno, né ho mai pescato come i tuoi uomini. Conosco i tuoi uomini. Mio padre era un ricchissimo costruttore e diceva: mio figlio non avrà mai dei calli alle mani né polvere di calcina in testa, e i miei beni faranno di mio figlio un uomo colto. Beh, ecco un uomo colto che vuole servirti. Ma sai che farne?
di un uomo come me. Si riconosce l'albero dai suoi frutti. Giuda, resta con noi. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché contempleranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio del Signore. Beato colui che è perseguitato perché cerca la giustizia, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e diranno ogni male contro di voi per causa mia. Gioite allora, gioite e rallegratevi, perché sarete ricompensati nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. E quando pregate, non usate parole inutili, perché il Padre vostro sa di che cosa avete bisogno prima che glielo chiediate. Pregatelo dunque così: Padre nostro che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà così in cielo come in terra. Dacci oggi il nostro pane e rimetti a noi i nostri debiti come li rimettiamo ai nostri debitori. E non indurci in tentazione. Liberaci dal male. Sanate gli infermi, mondate i lebbrosi, scacciate i demoni. Non prendete con voi altro che un bastone. Non bisaccia, non propiste, non denaro. E quando giungete a una città o a un villaggio, cercate chi è degno e restate con lui. E se qualcuno non vi accoglie o non ascolta le vostre parole, andatevene e scuotete la polvere dai vostri piedi. Sodoma e Gomorra nel giorno del giudizio avranno miglior sorte di quella città.
Io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque accorti come serpenti e candidi come colombe. Non vi preoccupate di quello che direte, né di come parlerete. Non sarete voi a parlare, ma lo spirito del Padre vostro parlerà per voi. Quello che gratuitamente avete avuto, datelo gratuitamente. Andate. Giovanni Battista non mangiava carne e non toccava vino. E voi diceste che era posseduto dal diavolo. Che cosa direte di me, che mangio e bevo liberamente con voi? Sicuramente che sono un gaudente, goloso, amico di tutti i peccatori. Rabbi, tu sei ingiusto con noi. Noi rispettiamo il tuo insegnamento, conosciamo la sua importanza, ma vogliamo sapere se intendi rispettare le nostre leggi. Ci dicono, per esempio, che hai guarito dei malati di sabato. Vuoi che il nostro popolo non rispetti più il riposo del sabato? Ma se uno di voi avesse un capretto che gli è caduto nel pozzo di sabato, non andrebbe subito a salvarlo? Ma Dio ha fatto il sabato per l'uomo, non l'uomo per il sabato. No, no, ci rendiamo conto di questo. Ci rendiamo conto di quello che vuoi dire. Ma non creerà confusione per gli sprovveduti. Noi viviamo secondo la legge. Se cominciamo ad ammettere eccezioni alla legge, dove andremo a finire? Oggi, se non fosse stato per la severità che ci ha tramandato Mosè, noi non avremmo le leggi, noi non avremmo, non saremmo nemmeno più un popolo unito. Perciò l'eccessiva tolleranza, l'indipendenza per i peccatori che ti sta a cuore, ci fa pensare che siano un rischio per la nostra gente. La legge mi dà sicurezza. È la guida di tutta quanta la mia esistenza, un metro di giudizio. Quest'uomo ha ragione, quest'uomo ha torto. E tu non devi giudicare. Ma tu, come figlio di Israele, sai che siamo stati scelti da Dio fra tutti i popoli perché fossimo in terra la nazione eletta. Ed è per questo che ci ha dato le nostre leggi, la Torah, che è la legge della vita. E dobbiamo separare, respingere da noi coloro che peccano, se vogliamo essere puri e giusti. Ma chi è giusto agli occhi del Signore? Qual è il cuore della legge? Ascolta, o Israele. Tu amerai il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso e con tutta la tua forza. Questo è il massimo comandamento. Dici bene. Tu non sei lontano dal regno di Dio, Giuseppe di Arimatea. Ma c'è un altro comandamento, altrettanto grande. Devi amare il prossimo tuo come te stesso. Ma chi è il mio prossimo? Questo non è posto per te, vattene. Andiamo, su, esci da qui. Simone, siediti. Ma Rabbi, tu sai che razza di donna è questa? Simone, ti prego. Quando sono venuto nella tua casa, non hai versato acqua sui miei piedi, non mi hai baciato, non hai preparato unguenti per me.
Lei mi ha lavato i piedi con le lacrime. E li ha asciugati con i suoi capelli. Donna. Io lo so che i tuoi peccati sono tanti, ma ti sono tutti perdonati perché hai molto amato. La tua fede ti ha salvata. Torna a casa. E non peccare più. Prendi questo unguento e conservalo per la mia sepoltura. Vai in pace. Successa la stessa cosa anche a me. Uno storpio mi è venuto vicino e ha voluto che lo toccassi. E a me una leprosa dice di essere guarita solo perché l'ho sfiorata con la mia lasciami ombra. Lasciami finire, quello storpio appena l'ho toccato si è messo a camminare. Una vecchia voleva che io... Dovunque sono andato, tutti a chiamarmi Rabbi. Anche a me. Guariscimi, salvami Rabbi, dicevano, mi sono pentito. Avevo paura, ma poi all'improvviso le parole mi uscivano di bocca per conto. Sì, sì, anche a me. La stessa cosa che è successa a Pietro. Sì. Non si parla che di te in Galilea, dappertutto. È vero. E la gente di Galilea chi crede che io sia? Molti dicono Giovanni Battista, non vogliono ammettere che sia morto. No, lo sanno che è morto, purtroppo lo sanno. Però dicono che tu sei Giovanni Battista redivivo. Sì, sì, lo sì, credo anch'io. E voi chi dite che sono? Dico che tu sei il Messia. Simone, figlio di Giona. Sarai per sempre beato fra gli uomini. Questa verità non te l'ha rivelata la carne o il sangue, ma il Padre mio che è nei cieli. Ed ora in poi io ti chiamerò Pietro, la roccia. E sopra questa roccia appoggeranno le fondamenta della mia chiesa. Le soglie dell'inferno non prevarranno su di essa. A te io do le chiavi del regno dei cieli. Thank you.
a voi tutti dico questo. Pietro ha detto la verità. Ora la conoscete. Ma voi non dovete rivelarla a nessun uomo. Il tempo non è ancora venuto. Un'altra ora è arrivata. Quella che mi chiama a Gerusalemme. Oh sì, maestro. Devi andare a Gerusalemme, la città intera ti aspetta. Tutti gli anziani di Israele ti vogliono acclamare ed onorare. No, Giuda. A Gerusalemme il figlio dell'uomo non sarà accettato dagli anziani e dagli scribi del Tempio. Sarà invece condannato. Sarà consegnato nelle mani dei pagani, che lo scherniranno, lo tormenteranno e poi lo uccideranno. Ma Dio, dopo 3 giorni, lo farà risorgere.